Pizzani, Gaetano, oggi autore di un gol e 3 punti pesantissimi qui a Vibo. Finalmente dopo una serie di partite ho fatto gol, sono sbloccato di nuovo. È Stiamo stata una bene. bella partita combattuta, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Diciamo che ha concluso questa ultima settimana dopo la convocazione con la rappresentativa, Sì. è entrato in squadra e hai segnato un gol che... Quanto riguarda Roma è stata una bella esperienza, ho conosciuto nuovi giocatori, noi ragazzi che affronterò nel corso del campionato. Poi oggi ripeto, è stata una bella partita, abbiamo sofferto e finalmente dopo il gol abbiamo avuto i 3 punti. Una dedica in particolare per questo gol. A I miei 18 anni che farò mercoledì. chi lo dedichi? I miei genitori e ringrazio il direttore che mi ha accompagnato a Roma con la nazionale. Grazie anche a Gaetano Pisani. Arrivederci. Ciao. Siamo nel dopopartita di Vibonese Cavese, abbiamo Mister Chietti. Mister, sei stato di parola? In ogni caso, mister, congratulazioni. Grazie Presidente, pure a voi. Dicevo, sei stato di parola, avevi detto alla vigilia di ci tenevi in modo particolare a questa partita, sto sassolino ce lo siamo tolti. Ma perché sì, ce ne tenevamo un pochettino tutti a questa gara perché diciamo che 4 gol sono tanti da digerire e l'anno scorso è stata l'unica partita che abbiamo preso tanti gol, tranne togliendo il Messina abbiamo preso i minuti di recupero. Però penso che la squadra ha affrontato questa gara con grande determinazione, dove nel primo tempo, anche se non si è visto diciamo un'ottima Cavese, però ho chiesto io di stare un attimino noi sempre vigili perché questa è una squadra difficile da affrontare perché è una squadra che gioca di rimessa, è una squadra che anche giocando in casa sfrutta i contropiedi, quindi noi che siamo Infatti, votati un pochettino a giocarla sempre, diciamo che nel primo tempo abbiamo avuto qualche ripartenza in più, però senza, tranne qualche volta che c'è stato diciamo l'attaccante loro che ha mancato, penso, un gol facile su un traversone, però se vediamo tutti i 90 minuti, penso che diciamo che la noi Cavese. abbiamo visto un primo tempo equilibratissimo. E una seconda parte della gara dove abbiamo visto che è venuta fuori la Cavese e si è quasi giocato a nostro avviso a senso unico, quindi vantaggio meritato anche se dall'altra parte decrimano un calcio di Ma rigore. io ero lontano, la panchina, non lo so, ma l'arbitro era vicinissimo, quindi altre volte abbiamo noi siamo andati sotto con qualche rigore, magari dubbio, ma bisogna vedere le immagini, io non ho visto bene, però penso che l'arbitro stava in una posizione ottimale e ha visto che non era calcio di rigore. Ripeto, io non voglio commentare questo, voglio commentare che nel secondo tempo abbiamo avuto 4-5 palle gol che non abbiamo sfruttato, però abbiamo sfruttato un'ottima ripartenza, con una bella ripartenza di De Rosa che il nuovo entrato Pisani ha messo palla dentro. E questa è la cosa più che mi fa ben sperare perché io ho una rosa che posso contare su tutti e le partite si vincono in 90 e passa minuti. E così è stato. Infatti anche questa volta i cambi sono stati fondamentali, anche perché abbiamo notato un po' Kabangu, un po' spentino, invece è entrato Russo e si è vivacizzata ancora di più la manovra della Cavese. Ma loro hanno caratteristiche diverse. Russo è uno che parte da lontano, Kabangu è una punta, ma sempre un giovane 94 2-1. che comunque ha fatto la sua prestazione. È normale che lui ha bisogno di spazi. Nel primo tempo non avevamo mai spazi perché la difesa loro stava sempre compatta e arretrava sempre molto. E quindi era quella la chiave di lettura che noi sbagliavamo perché dovevamo giocare più palle e non lanciarle. Nel secondo tempo abbiamo iniziato a giocare, ho cambiato un attimino qualcosina a livello tattico, mi sono rimesso nel 4-2-3-1 a noi più congeniale, più redditizio e abbiamo avuto, diciamo,
abbiamo avuto questo risultato che per noi era importantissimo, proprio tenendo conto del passato che ci dovevamo togliere qualcosina dalle scarpe. Sassolino, quindi, come si suol diciamo, tre punti meritatissimi e importantissimi, perché proprio poco fa ci hanno comunicato che il Savoia ha perso con il Noto, quindi diciamo tre punti. Pensiamo alla Cavese, continuiamo su questa strada giocando partita per partita, perché ogni partita è una partita a sé ed è diversa. Adesso abbiamo affrontato una squadra che si chiudevano tutti dietro anche giocando in casa, altre volte abbiamo affrontato squadre che magari facevano la partita, quindi ogni partita è diversa e nei 100 minuti, nei 90 più recupero, si devono risolvere le partite. Così è stato e siamo contenti. Grazie a mister Francesco Chitti, grazie anche a nome del Corriere Cavese del Calcio e del Corriere del Pallone. Grazie.